Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A volte si fatica a capire certe cose. Accade anche agli apostoli di Gesù. Semplici pescatori non avevano frequentato le superiori e tantomeno l'università. Ma non è detto che basti questo per capire. La prima volta li aveva sorpresi mentre stavano facendo il loro lavoro di pescatori. Erano intenti a riassettare le reti. A ciascuno di loro aveva detto «Seguimi» e l'avevano seguito. Lui aveva raccontato loro che Dio, il Padre, vuol costruire il suo regno in questo mondo, ma non tra le mura di un tempio o di una chiesa, no. È nella vita della gente che installa il suo cantiere. Vita di lavoro, vita di famiglia, vita di amicizie, di relazioni, vita a volte bella e serena, altre volte provata e faticosa. Per 3 anni le aveva istruiti su queste cose il maestro. Poi era arrivata l'occasione di provare se erano vere oppure se erano soltanto chiacchiere. E Gesù ne aveva dato la prova accettando di pagarle con la vita, sulla croce. Quei pescatori lì per lì pensarono che fosse tutto finito, quando ecco che lui, vivo più di prima, si presentò in mezzo a loro. E furono stupefatti e contenti nel rivedere il Signore. Ma poi pensarono, adesso l'avventura è finita, ce ne torniamo a casa. Io vado a pescare, disse Pietro. Veniamo anche noi con te, dissero gli altri. Ma quella notte non presero niente. Fu solo l'apparire di Gesù sulla spiaggia che permise loro di riempire le reti. Capirono con il passare del tempo che senza Gesù la loro vita sarebbe diventata povera e sterile come lo era stata prima. E noi, discepoli di oggi, l'abbiamo capito? Alla fin fine, riconosciamolo onestamente, è una questione di amore prima che di religiosità. Di amore per questo Gesù che è risorto e al quale in quanto cristiani apparteniamo. Questione di amore che ci interroga. Quanto amiamo Gesù Cristo? Ma lasciamo da parte il plurale che è generico. Gesù si rivolge a Simon Pietro perché Pietro rappresenta uno per uno tutti quanti noi. Mi ami tu? Mi ami davvero? Forse nella risposta ci ritroviamo un po' titubanti, come Pietro, che andava cauto a rispondere ti amo, perché non erano passati molti giorni da quella notte in cui l'aveva rinnegato. Ma Gesù vede nell'intimo di ciascuno e soprattutto ci ama per primo, molto più di come noi possiamo contraccambiarlo. E a ciascuno, come a Pietro, ripete quell'invito che già 3 anni prima era risuonato su quella spiaggia. Seguimi. A prescindere da qualsiasi infedeltà o volta spalle, tu seguimi e le tue reti vedrai che si riempiranno. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.